Cioè 7 favorevoli. Passo la parola al presidente. Grazie direttore. Allora, per l'ultima proposta, che il regolamento per l'intermediazione dei servizi front office, anche questa parere ex articolo 55, è stata affrontata dalla seconda commissione consiliare. Direttore, se può prendere atto, io passo la parola al presidente D'Estasio per dare le sue indicazioni e lascio la seduta di consiglio per impegni di carattere istituzionale urgenti e passo la gestione del consiglio al consigliere Nicola De Gennaro, vicepresidente del quinto municipio. Grazie e buona giornata a tutti. Faccio la dichiarazione, io esco dal consiglio. L'uomo Allora, ordiniero. procediamo con il nuovo ordine, con il proseguimento degli ordini del giorno, con l'ultimo punto. Un attimino che lo devo cercare che mi è stato inviato, eh. Procedo con la lettura. Proposta al consigliare per l'approvazione del regolamento per l'intermediazione dei servizi front office, richiesta parere articolo 55 regolamento dell'accentramento amministrativo. Passo la parola al presidente D'Estasio. Grazie Vicepresidente. Niente, questo è un regolamento che ci è pervenuto dalla Giunta Comunale con delibera numero 364 inerente al front office, cioè scusa, ma non ci sono i documenti che io non ricordo nemmeno il Verbale, per verbale, questo perché adesso è passato un po' di tempo. scusa, Questa scusa, cosa. presidente, Vicepresidente, ci ci sono dei sono dei verbali? verbali? Un attimino che sto leggendo. Posso intervenire, D'Estasio? Vicepresidente, posso intervenire? Prego, prego, consigliere. Sì, Allora, Nico, sì. per Sì, quanto Nico, sì. riguarda i servizi di front office, l'intermediazione di servizi di front office, si intendono quei servizi che il comune potrebbe esternalizzare a delle attività commerciali per poter far fronte Ah, sì, le dico, a sì. dei servizi tipo il servizio dei certificati anagrafici. Sì, Certo, Quindi, certo, lo sì. stavo cercando nei documenti. Ok, grazie Nico, non mi era venuto. Sì, grazie per il suggerimento. Prego, Mi hai Presidente dato il là. D'Estasio. Grazie, grazie. Sì, adesso ricordo. Noi abbiamo approvato il regolamento per quanto riguarda i front office, in quanto il comune di Bari si è adeguato alle norme, diciamo, alle norme, diciamo, a livello nazionale, dove per la riduzione degli uffici dell'anagrafe ha esternalizzato dei servizi alle edicole, dove le stesse edicole devono rispettare un segreto di riservatezza, devono rispettare la tempistica e devono archiviare e conservare tutta la documentazione in un archivio personale che deve essere sempre a disposizione dell'ispettore del comune di Bari, che in qualunque momento può chiederne diciamo La missione. la visione. Quindi pertanto è un regolamento che riguarda soprattutto la privacy dei cittadini che si recano a queste edicole per poter fare delle documentazioni Aspettare dei documenti. con un costo abbastanza, diciamo, basso, irrilevante. Stiamo parlando di forse 2 euro, 2,50 euro
a documento e quindi... Non la sentiamo più, consigliere? Il presidente D'Estacio ha concluso. Ci sono dichiarazioni di voto? Vicepresidente, sono Nicola Chieppa, vorrei intervenire. Della commissione, lascio la parola al vicepresidente per il voto. Grazie. Vicepresidente, sono dichiarazioni Nicola Chieppa. Di voto? Nicola Chieppa, vorrei intervenire. Io esprimo il mio parere favorevole in quanto questo tipo di servizio, oltre a, a favorire gli utenti con fasce orarie più ampie per quanto riguarda appunto anche il ritiro del semplice documento anagrafico, in quanto le attività che, a cui verranno eventualmente affidate chi si renderà disponibile a effettuare questo tipo di servizio, hanno delle fasce orarie molto più ampie rispetto anche agli uffici comunali. Pertanto è vero che, come c'è scritto nella proposta, che loro devono assicurare almeno 8 ore di lavoro di continuativo, diciamo di disponibilità continuativa verso l'utente. L'utente potrà, conoscendo le fasce orarie appunto di queste attività che saranno edicole, hanno una fascia oraria più ampia, quindi l'utente, il cittadino, potrà recarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi giorno della settimana a recuperare questi documenti. Inoltre, un'altra cosa che abbiamo letto durante l'analisi di questa proposta è anche che il comune di Bari non percepirà nessun introito, nel senso che non verrà pagato il diritto di segreteria, ma l'intero importo verrà rivolto verso queste attività commerciali che si renderanno disponibili a farsi da intermediario. Quindi il mio voto sarà favorevole, grazie. Perfetto, grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri? Presidente De Gennaro? Prego. Episcopo. Allora, è del tutto evidente che davanti a questa proposta convenzione, e così come ha illustrato benissimo il collega Nicola Chieppa, l'aspetto più importante è quello che si va ad ampliare l'orario disponibile all'utenza, e per cui è del tutto evidente che è un atto migliorativo. Quindi il mio voto non può essere che sicuramente a favore. Colgo l'occasione però, a nome mio e a nome del gruppo al quale appartengo, di fare i migliori auguri al collega Nicola De Gennaro, perché prende la parola come presidente e conduce i lavori per la prima volta in questo nuovo mandato. Quindi non possiamo che essere felici, collega. Prego. La ringrazio, presidente Episcopo, e chiedo scusa se posso sembrare impacciato, appunto perché è la prima volta che presiede un consiglio municipale. Grazie, presidente, per l'intervento. Possiamo procedere con la votazione, con l'appello e con la votazione? Posso? Sì, senz'altro, vi chiedo però cortesia. Al momento del voto io vorrei vedervi a video, perché Antonio D'Estacio e Nicola De Gennaro, oltre ad avere ovviamente il microfono disattivato, però ho bisogno di vedervi, almeno al momento della votazione, ho bisogno di vedervi. Grazie. Posso fare il mio intervento? Prego, consigliere. Allora, prendo atto del fatto che sia oramai chiaro a tutti che gli uffici anagrafici nel nostro territorio soffrono di carenza del personale, quindi questa possibilità di offrire dei servizi ai cittadini è ovviamente positiva, ma non avendo avuto possibilità, perché per la trasparenza di cui qualcuno si vanta invece alla commissione e ai consiglieri prima di tale consiglio non è stato inviato assolutamente nulla a riguardo, il mio voto sarà l'astensione. Grazie.
Va bene, consigliere, possiamo andare avanti con l'appello e con la votazione. Grazie. Procedo con l'appello. Brandi Vincenzo è uscito alle 17:40. Vincenzo Cesare. Favorevole. No, mi deve dire, devo prendere prima le presenze. Ah, presente, scusi, dottoressa. No, si immagini. Chieppa Nicola. Presente. De Gennaro Nicola. Presente. Lo Moro Vincenzo. È uscito. Anche lui è uscito. Mi sembra che è uscito insieme al presidente, 17:40 anche lui. Noviello Angela. Presente, direttore. Perfetto. D'Estasio Antonio. Presente, direttore. La Penna Alessandro. La Penna Alessandro. Non lo vedo neanche più a video. Chiedo al tecnico se mi conferma che non è in aula. Prego? Non è tra l'elenco. E infatti io non lo vedo più. Però non so a che ora è uscito perché non ha detto. No, è presente D'Estasio. Non D'Estasio, Alessandro. La Penna Alessandro. La Penna non è nell'elenco. E infatti assente. Piscopo Michele. Presente. De Benedictis Antonietta. Presente. Maiorano Francesca. Presente. Procedo con la richiesta di esprimere il voto. Rizzo Cesare. Favorevole. Chieppa Nicola. Favorevole, direttore. De Gennaro Nicola. Favorevole, direttore. Lo Moro Vincenzo. È assente. È uscito, scusate. Noviello Angela. Favorevole. No. D'Estasio Antonio. Favorevole. Lo faccio vedere Mimmo. La Penna Alessandro lo riporto come assente, infatti non è rientrato. Michele Piscopo. Favorevole, direttore. De Benedictis Antonietta. Favorevole. Maiorano Francesca. Tenuta. Aveva già espresso l'astensione, quindi per quanto riguarda la proposta consigliare per l'approvazione del regolamento per l'intermediazione dei servizi di front office, la si dà come approvata, parere favorevole, sono 7 voti favorevoli e un astenuto.